Abbiamo verificato un po' tutta la documentazione dall'inizio della gara ad oggi. Sostanzialmente ci siamo resi conto, ma già lo sapevamo, che a Salerno vince dall'inizio del deluchismo una sorta di autonomia differenziata in campo urbanistico, cioè si può fare tutto ciò che non si può fare in nessun'altra parte d'Italia, dalla realizzazione di mastodontici edifici sul mare senza l'assenso del diretto della sovrintendenza, allo spostamento senza autorizzazione di fiumi e anche alla realizzazione di progetti di finanza per box auto per 99 anni, avendo la disponibilità soltanto di un diritto di superficie di alcune aree per 30 anni. Cioè, che cosa è accaduto? È accaduto che nel 2010 il Comune di Salerno è riuscito ad acquisire solo un diritto di superficie di alcune aree relative ai binari da RFI per 30 anni, sono passati già 10 anni nel frattempo, e ha fatto un bando per far realizzare box auto per la durata di 99 anni. Ovviamente oggi i lavori perché sono fermi? Perché vanno a rilento? Perché quelle aree non possono essere, i lavori non possono essere attivati sul lotto terzo, perché lo dice la ditta che ha vinto l'appalto, lo convengono in un documento recente anche Comune di Salerno e ditta che ha vinto l'appalto. Io non credo che sia possibile, sebbene ci sia una nota del Comune, applicare delle penali alla ditta appaltatrice, perché la ditta appaltatrice giustamente rivendica il diritto di avere la piena titolarità dell'area, e non so neanche come sia stato possibile avviare una procedura del genere, perché è come vendere la fontana di Trevi. Io ho vinto un diritto di superficie per 99 anni avendo acquistato un diritto di superficie per 30 anni. Credo che siano cose inaudite. In altre circostanze, tra l'altro, in altri cantieri, non è stato reso possibile una cosa del genere. Lo documenteremo, abbiamo tutti i documenti, gli atti, e credo praticamente che sia l'ennesima vergogna, e che la città di Salerno ha un cantiere aperto da anni che non si sa quando si chiuderà, perché oltretutto il contenzioso tra il Comune e RFI per l'acquisizione di queste aree è un contenzioso che dura da tanti anni e difficile da risolvere. Vi dico soltanto che RFI ritiene di vantare dal Comune di Salerno milioni di euro che non sono nel bilancio del Comune di Salerno per fatture non proprio recenti, che però non sarebbero mai state contestate e che non sarebbero mai state contabilizzate. Quindi è una questione ancora lunga, e noi dobbiamo cercare di difendere la città e chiedere anche un po' di attenzione alle istituzioni demandate al controllo, che a volte sono esageratamente miopi quando si tratta del Comune di Salerno.